Quando si parla del suono di Angus Young, il chitarrista degli AC/DC, spesso si tende ad enfatizzare quanto sia bello il minimalismo del suo suono, ovvero chitarra che va nell'ampli. Ma è veramente così? In realtà sì, è minimale, ma manca qualcosa, manca un passaggio un po' a tutti quelli che dicono che è chitarra che va nell'ampli, perché non è esattamente così. E adesso andiamo a vedere. Ciao, sono David Kares, sono il fondatore della scuola online Chitarra Facile e se vuoi scoprire di più sulla nostra scuola, sui corsi che facciamo eccetera, puoi andare su chitarrafacile.com. Tornando al discorso che dicevamo all'inizio, allora, quando si parla del suono di Angus Young, in realtà sbagliamo a dire che è talmente minimale che è chitarra che va nell'amplificatore, eccetera, eccetera, perché manca un passaggio che una persona in realtà ha scoperto e quindi manca quel passaggio che manca a tutti, ma che è fondamentale per il carattere del suono che ha proprio il nostro chitarrista di AC/DC Angus Young. Quindi ti voglio raccontare questa storia di come è stata scoperta questa cosa, come un italiano è riuscito a fare una replica di quel passaggio intermedio, di come Angus Young ha preso quella replica fatta dall'italiano. Ma non ti anticipo troppo, ma volevo solo dirti che questa è un'ottima storia che fa capire quanto sia importante la questione che dico sempre, che quando non sai, non sai neanche di non sapere. Per quanto riguarda il suono, è veramente fondamentale, ovvero noi pensiamo magari di sapere tante cose sul suono della chitarra, diciamo ma a me il suono della mia chitarra piace. In realtà, andando a studiare sempre più a fondo, andando a studiare sempre più nel dettaglio quello che è le strategie, le tecniche, ma anche riguardo a come manovrare certi effetti, certe strategie di suono, quando andiamo a scoprirle, quando andiamo a studiarle, scopriamo che c'è un mondo. Ogni volta che ci mettiamo a studiare quelle cose lì, scopriamo un mondo nuovo. Ti consiglio ovviamente il nostro corso che si chiama Che Suono, che lo trovi su chitarrafacile.com, che è un corso rapido che ti permette di avere delle solide basi sulle tecniche per creare dei suoni professionali pazzeschi. Bene, quindi il suono di Angus Young è veramente così semplice? No, manca un passaggio, ma facciamo un passo indietro. Nel 1984 chiedono ad Angus Young durante un'intervista: ma tu utilizzi degli effetti anche quando sei in studio o vai solo chitarra che va nell'ampli e poi registri? E lui risponde una cosa molto interessante, ovvero dice: no, I just use the Schaffer Vega Diversity System. E questa cosa è molto interessante, perché che cos'è lo Schaffer Vega? Un sistema di wireless per chitarra. Quindi lui praticamente dice che in studio utilizzava un sistema wireless e diceva: ma cosa c'entra questa cosa? Un italiano che si chiama Filippo Olivieri, con cui ho avuto il piacere di scambiare diversi anni fa delle email, ci siamo sentiti, è una persona straordinaria, che se non sbaglio adesso vive in California. Quando ha sentito queste parole di Angus Young ha detto: aspetta, ma come mai dice questa cosa quando in realtà stiamo parlando di un sistema wireless? Beh, perché? Perché lo Schaffer Vega aveva due controlli che permettevano anche di andare a far saturare ancora di più l'amplificatore, quindi diciamo che aumentava il gain, comunque colorava leggermente il suono. Era una cosa strana per essere ovviamente semplicemente un sistema wireless. Di solito i sistemi wireless sono i più trasparenti possibili, invece questo, aumentando il gain eccetera, dava proprio quell'impronta incredibile di suono che serviva effettivamente ad Angus Young. E questo è incredibile, perché cosa succede? Che quando Filippo Olivieri vede e scopre questa cosa, dice: ah, ma allora il vero segreto di Angus Young sta in quello, cioè non è chitarra che va nell'ampli, ma è chitarra che passa in questa scatoletta che, settata in un certo modo, fa lavorare l'amplificatore in un certo altro modo. Quindi effettivamente non è chitarra che va nell'ampli, ma c'è un passaggio in più. Ovviamente non da subito, solo
da un certo periodo in poi. Dopodiché cosa succede? Che lo Schaeffer Vega non viene più prodotto, tra l'altro era stato usato anche da un sacco di altri chitarristi, se non sbaglio Van Halen, comunque tantissimi chitarristi rock, diciamo metal, utilizzavano questo sistema, e probabilmente anche per loro c'era l'importanza di dare quel gain in più per far saturare in un certo modo e colorare il suono prima che arrivasse all'ampli, e ovviamente facendo lavorare l'ampli in un certo modo. Ebbene, a un certo punto Filippo Olivieri dice: ok, io faccio una replica di questo Schaeffer Vega Diversity System, come se fosse praticamente un preamp alla fine, e faccio questa replica in modo che chi non può ottenere lo Schaeffer Vega perché non è più in produzione può utilizzare questa cosa qui. E incredibilmente Angus Young utilizza addirittura la replica fatta da Filippo Olivieri nell'album Rock or Bust. Quindi da lì in poi, adesso non mi ricordo se l'ha sempre usato poi la replica sua, ma comunque sicuramente per quell'album ha utilizzato la replica di Filippo Olivieri proprio per riprodurre il suo vero suono che non poteva più ottenere senza lo Schaeffer Vega. Bene, quindi bellissima questa storia, stupenda, e saluto di nuovo Filippo Olivieri nel caso stia guardando questo video, non lo so perché è da tanto che non lo sento, da diversi anni. Una storia incredibile e ovviamente una storia che ci fa capire l'importanza di andare a studiare quello che c'è dietro magari delle scelte, delle strategie di alcuni chitarristi per scoprire cosa possiamo fare anche noi per migliorare il nostro suono. Quindi mi raccomando, ti incito ad andare a comprare Che Suono, che è il nostro corso di base, cioè di partenza, poi in realtà c'è un sacco di roba dentro sul suono della chitarra, così veramente potrai, ti si aprirà veramente un mondo di possibilità. Poi per imparare o migliorare ci sono anche mille altri corsi, vai su chitarrafacile.com e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao.